Sì, Presidente, velocemente, l'ordine del giorno mira a già dare degli indirizzi comunque collegati all'uso della piattaforma di cui parlavo prima. Quindi, proprio anche in termini di economicità, efficienza e soprattutto anche di riuso degli applicativi già detenuti e sviluppati da Roma Capitale, oggi la città di Roma e l'amministrazione ha già un applicativo che è quello delle petizioni online, che di fatto nella sua attività, come dire, sembra già avere alcuni requisiti, se non tutti, che come dire, possono essere utilizzati. O possono essere dei requisiti comuni per l'applicativo necessario per le firme, insomma, per le proposte di delibera di iniziativa popolare con firme digitali. Quindi gli indirizzi, insomma, che avevamo già dato all'epoca nell'ambito della programmazione economica e che ovviamente oggi quindi cerchiamo di ulteriormente di rinforzare, è quello di partire da quello strumento. Così da poter più velocemente, come dire, dare maggior attuazione. Io ritengo che l'amministrazione debba, quando si parla di piattaforme, partire dal riuso delle piattaforme, magari che ha già fatto sviluppare, quindi che ha già pagato e di cui ovviamente è a disposizione, proprio per fare in modo di poter sviluppare meglio, diciamo. Insomma, quello che è il lavoro già all'interno dell'amministrazione o comunque di quelli che sono i contratti già aperti da Roma Capitale. Ecco, e quindi con questo indirizzo cerchiamo già di porre, come dire, un punto che è quello poi di fatto attuativo legato all'approvazione di questa delibera. E quindi l'ordine del giorno, insomma, voteremo a favore. Grazie.